Ciao ragazzi e benvenuti all'interno di questo terzo video della miniserie dedicata all'AI, all'utilizzo di ChatGPT per creare delle campagne di marketing, delle strategie di marketing. All'interno di questo video in particolare parlerò del sistema che utilizzo per automatizzare completamente il processo di creazione delle prompt, definizione dell'output da parte di ChatGPT, per poi utilizzare queste informazioni come draft o prodotto quasi finito, per poi lanciarlo attraverso le nostre campagne di marketing sui vari canali digitali. In particolare parlerò di tutti i tool e tutti i sistemi di integrazione e automatizzazione che ho utilizzato per far sì che all'invio di determinate informazioni basilari da parte o nostra o del brand, del cliente con cui stiamo collaborando, otteniamo automaticamente all'interno di un documento l'output dell'AI che poi potremo utilizzare appunto come draft per lanciare le nostre campagne, avere suonato un contesto riguardo a come possiamo utilizzare il nostro brand e a quali sono gli angoli di comunicazione che potremo utilizzare all'interno del nostro marketing. Questo è un processo di automatizzazione che, di nuovo, ripeto, come ho già fatto negli episodi precedenti, ci aiuta semplicemente a salvare del tempo, a risparmiare del tempo, che poi potremo utilizzare per la revisione, l'ottimizzazione e la crescita in generale del nostro business. Non è un sostituto del lavoro, ma è semplicemente un supporto al nostro lavoro. Ci tengo a ripeterlo di nuovo perché quasi tutti ormai pensano che con ChatGPT tutti quanti perderemo il nostro lavoro e non dobbiamo più fare niente. No, in realtà ci semplifica semplicemente la vita e potremo utilizzare invece il tempo che ci rimane per fare attività più strategiche. Ora ti faccio vedere a schermo condiviso il processo che utilizzo per automatizzare questo sistema e ti parlo dei tool che utilizzo per integrare i vari documenti e soprattutto per ottenere l'output di ChatGPT all'interno di un documento con pochi input, senza ogni volta dover fare il lavoro da capo e dover fare copia e incolla di tutte le domande e delle risposte da parte del tool. Questo vuol dire semplicemente che possiamo utilizzare ChatGPT non soltanto per fare brainstorming e per avere idee, quindi all'interno di un contesto in cui è importante continuare ad avere una conversazione col chatbot per ottenere le informazioni, le idee, gli spunti più interessanti che ci servono a livello strategico. Qui lo stiamo utilizzando invece per automatizzare degli output che poi possiamo utilizzare come draft. Quindi ci sono utilizzi completamente distinti che possiamo fare appunto di ChatGPT. E all'interno di questo video parlerò del sistema che ho utilizzato per integrare prompt, input e output da parte di ChatGPT. Vediamo a schermo condiviso come ho gestito questo processo. In questo tutorial vediamo come integrare automaticamente tutti i vari step che abbiamo visto negli episodi precedenti di questa miniserie su ChatGPT per creare campagne di marketing. In particolare ho creato questa breve guida che spiega step by step tutto ciò che dobbiamo fare per integrare tutto il flusso. Quando parlo di automazione mi riferisco in particolare al processo di automatizzare la creazione delle prompt all'interno di questo sheet che si chiama Master Doc, all'interno del quale inseriamo la prompt finale che ci dà poi un output automaticamente, vale a dire l'AI Copy Output che poi andremo a utilizzare all'interno delle nostre ad. La cosa interessante da notare in questo caso è che il Master Doc, quindi questo tab, si unisce automaticamente a questo altro documento che abbiamo chiamato Business Profile. Abbiamo visto all'interno del primo video su come utilizzare ChatGPT per creare campagne di marketing. Abbiamo visto tutti i vari campi che questo tab include, dalle keyword, alla descrizione del prodotto, al target market, alla categoria di prodotto, al tone of voice, alle USP, ai desideri e obiettivi, ai pain points, paure, frustrazioni, eccetera, eccetera. Questo è un documento che ho fatto in inglese per appunto fare un esempio di una campagna che ho effettivamente lanciato. Adesso vediamo esattamente in che cosa consiste questa automazione. Allora, la prima cosa da considerare è che, a differenza del primo documento che avevamo visto nel primo video, in questo caso ho cercato di non soltanto creare delle prompt sulla base appunto della fase della campagna di marketing, o comunque del progetto e dell'obiettivo di quella stessa fase, ma ho cercato di dividere il final prompt, quindi il prompt che mandiamo a ChatGPT, in ulteriori step e spiegherò esattamente perché. Questi step sono la colonna D, chiamata input, e le colonne E e F, chiamate reference point. E ho fatto questo per creare prompt quanto più dinamiche possibili. Infatti, per ottenere una prompt di questo tipo, in cui io, per esempio, chiedo a ChatGPT la stessa prompt che abbiamo visto qualche video fa, ovvero voglio che tu agisca come ricercatore di mercato, dammi una lista di tutti i principali 3-5 goal, obiettivi e bisogni emozionali e desideri dei consumatori della seguente categoria di prodotto e poi vado a prendere automaticamente il
il nome della categoria prodotto, che in questo caso è organic shampoo, quindi shampoo organico, e il target market, che in questo caso sono donne tra i 25 e i 45 anni che vivono in Australia, che vogliono uno shampoo che abbia ingredienti di qualità, che siano efficaci, che siano sani, per ottenere appunto capelli bellissimi. Ora, la cosa interessante di questa prompt è che la prima parte è assolutamente statica, quindi voglio che tu agisca come ricercatore di marketing, eccetera, eccetera, le prime tre righe, mentre le altre due, quindi shampoo organico e donne 25-45 anni, quindi la categoria di prodotto e il target market, sono dinamiche e vengono entrambe prese da queste altre celle. La prima cella, quella statica, è il prompt vero e proprio che abbiamo visto, o la parte generica del prompt che abbiamo visto già nei video precedenti, e si riferisce appunto alla definizione degli obiettivi e dei desideri del target market, quindi del mercato di riferimento. Mentre le altre due parti, quindi reference point 1, si riferisce alla categoria prodotto, e reference point 2, quindi il riferimento numero 2, si riferisce al target market, sono dinamici e vanno a prendere queste informazioni, come possiamo vedere dalla cella, da un altro tab, quello del business profile, come puoi vedere qua, appunto la cella B7, che infatti, se andiamo a vedere qua, sarà proprio questa, quella all'interno dell'area product category, quindi categoria di prodotto, colonna B, quindi B7, organic shampoo, ok? Quindi va a prendere dinamicamente sia la cella B7 sia la cella B6, quella del target market. La cella B6 infatti è presa all'interno della colonna F, reference point 2. Ok? Quindi queste informazioni sono unite in maniera dinamica all'input generico della prompt all'interno di questa ultima colonna che si chiama final prompt, che non fa altro che concatenare, quindi utilizzare la formula concatenate e andare a prendere la cella D6, la cella E6 e la cella F6, vale a dire queste tre. Una, input, 2, reference point 1, 3, reference point 2. Possiamo infatti scrivere questa formula in maniera molto semplice, ovvero scriviamo uguale, concatenate, poi andiamo a prenderci la prima cella, che è la D6, poi utilizziamo char, tra parentesi 10, che ci aiuta a creare un line break, quindi uno spazio, in modo tale da dividere la prima parte della prompt dalle altre due, poi richiamiamo la cella E6, che è questa qua, e poi andiamo a richiamare la cella F6, ok? E lo facciamo in questo modo, lasciando di nuovo uno spazio, digitando char, char, 10, che sostanzialmente vuol dire aggiungi uno spazio dopo la fine di questa frase, quindi aggiungi un line break, e poi F6, che è l'ultima cella, vale a dire quella del reference point. La formula comunque è concatenate, quindi concatenazione, concatenare le altre celle. A questo punto abbiamo la final prompt. La cosa che dobbiamo fare come next step sarà quella di automatizzare poi l'output, quindi quello che otteniamo da ChatGPT, o meglio dall'API di OpenAI. Quindi per fare questa attività ci servono alcuni passaggi. Io in questo caso l'ho automatizzato attraverso Zapier, ma si può fare benissimo anche attraverso altre soluzioni e appunto citerò brevemente quali sono le soluzioni da utilizzare. All'interno di questa breve guida spiego esattamente il processo step by step, quindi il primo step è quello di duplicare il template che ho creato e quindi basta cliccare su file e crea una copia. Nello step 2 avremo il tab business profile, dovremo appunto compilare le aree segnate in giallo perché sono quelle che sostanzialmente di cui abbiamo necessità per poi compilare automaticamente tutte le prompt che stanno all'interno del tab master doc. Le aree grigie verranno invece popolate automaticamente sulla base appunto delle prompt che avremo nel master doc. Quindi sostanzialmente dobbiamo fare soltanto una cosa, duplicare il documento e compilare tutte le aree in giallo. Le aree in giallo sono per esempio descrizione corta, target market, categoria prodotto, eccetera, eccetera. In particolare sono tutti questi campi, anche categoria prodotto, tone of voice, competitor 1, 2, 3, quindi i principali, la value proposition, unique selling proposition 1, 2, 3, l'offerta principale, i bonus e le garanzie. Queste sono le celle che noi come business owner, come gestori appunto del progetto per conto di un nostro cliente dovremmo popolare. Poi tutto il resto verrà automaticamente creato sulla base appunto delle prompt che decideremo di inserire all'interno del nostro tab master doc, quindi quelli che ci serviranno per portare a termine il nostro progetto. Lo step 3 è selezionare o una lista appunto standard di default di tutte le prompt di cui abbiamo bisogno e poi a utilizzare appunto il mio template che ho rilasciato appunto all'interno di questo Google Sheet a cui probabilmente hai già avuto accesso, e poi compilare per ogni prompt, copiare e incollare sostanzialmente soltanto le informazioni legate a queste celle, lo step, la fase, l'obiettivo e l'input, e poi se vogliamo aggiungere manualmente altre prompt andremo ad aggiungere anche i reference point nel caso in cui
l'input abbia bisogno in maniera dinamica di informazioni che arrivano dal tab Business Profile, e lo spiego esattamente qui. Tutte le altre celle invece, se non andiamo ad aggiungere nessuna prompt in maniera manuale, saranno automatizzate completamente. Se le vogliamo aggiungere manualmente, il prompt potrà essere specifico per il progetto su cui lavoriamo, oppure può essere generico. Se è generico, dobbiamo però aggiungere delle informazioni sul mercato di riferimento, sul prodotto di riferimento, sulla categoria di riferimento all'interno appunto delle colonne reference, come abbiamo visto prima. Adesso lo step numero 4 è quello di aggiungere i punti di riferimento che sono necessari per la nostra prompt appunto manuale che eventualmente vogliamo andare a aggiungere, e ti ho fatto vedere esattamente come creare appunto quella formula concatenate all'interno di Google Sheet. E lo step 5 è appunto poi fare, diciamo, tirare giù la formula per tutte le prompt che avremo inserito all'interno del nostro documento. Ora, lo step 6 è creare la automazione Zapier, seguendo i passaggi che ti faccio vedere adesso, in questo momento. Siamo all'interno di Zapier, dobbiamo semplicemente creare un account Zapier. Una volta che sarai all'interno di Zapier, dovrai andare a creare una automazione o uno zap. Ora non sto a spiegare esattamente cos'è Zapier, altrimenti ci metteremo un sacco di tempo. Ti faccio vedere esattamente come costruire questa automazione all'interno di Zapier. Come primo trigger dovrai utilizzare questo: send prompt in OpenAI ChatGPT when new or updated spreadsheet row in Google Sheet. In pratica, ogni volta che aggiorniamo o aggiungiamo una nuova riga su Google Sheet, automaticamente Zapier andrà a ricercare la final prompt e andrà a diciamo darci indietro l'output. Faremo in modo che questo meccanismo avvenga nel momento in cui noi agiamo sulla colonna G soltanto, e vediamo esattamente come. Primo step: colleghiamo il nostro Google Sheet, creiamo il nostro account, selezioniamo il nostro account, andiamo a setupare il trigger. Nel nostro caso scegliamo il nome del nostro documento Google Sheet, che appunto farà riferimento esattamente a quello che abbiamo selezionato, e poi andiamo a utilizzare il worksheet, a selezionare il worksheet che stiamo utilizzando. Nel nostro caso si chiama Master Doc, la versione precedente di questo tab l'avevo chiamata Testing Doc, e infatti andiamo a richiamare esattamente questo tab, il tab di riferimento. Appunto, ripeto, in questo caso l'avevo chiamato precedentemente Testing Doc, va a richiamare appunto esattamente quel tab. E poi la colonna trigger, cioè la colonna che vogliamo che venga utilizzata per attivare questo zap. Nel nostro caso appunto è Final Prompt, quindi sarà la nostra colonna G. A questo punto abbiamo terminato il primo step. Testiamo il trigger, che farà tutte le cose che deve fare, troverà le informazioni e ci dirà che va bene. Il prossimo step, la prossima azione che dobbiamo aggiungere è questa qua. Selezioniamo OpenAI come l'app di riferimento, quindi OpenAI ChatGPT, e selezioniamo in particolare l'azione che si chiama Send Prompt in OpenAI. A questo punto andiamo a selezionare il nostro account, ci farà loggare all'interno del nostro account. Quando clicchiamo Continua ci farà setupare la nostra azione. Una cosa importante da tenere a mente è che quando scegliamo il nostro account dovremo andare ad inserire la nostra API keys, che trovi sotto questo link, cioè entri all'interno del tuo account e poi potrai andare sotto user, sotto a API keys. In particolare poi potrai andare su questo link, che in realtà cambia spesso, in questo momento si chiama platform.openai.com/account/API keys. All'interno di questa sezione, che appunto, ripeto, all'interno del tuo account personale di ChatGPT, troverai le tue chiavi API. A quel punto potrai creare una nuova chiave API, una nuova API key, e ti verrà fuori appunto tutta una stringa. Questa stringa che adesso qua è accorciata, ti fa vedere puntini puntini, perché ovviamente è una stringa privata, una chiave privata, la copi incolli, quindi la selezioni, la copi incolli e la vai a mettere all'interno di Zapier in questo caso, ma poi potrai utilizzarla, ti consiglio di salvarla da qualche parte in maniera sicura, perché potrai utilizzarla all'interno di una serie di altre app, concluso appunto Zapier, quando appunto vai a creare il tuo account te la richiederà. Poi l'azione successiva è questa, setup action. Quello che dovrai fare è selezionare il modello, nel nostro caso andremo a scegliere TextDaVinci 003, che è il più avanzato in questo momento, nel momento in cui sto registrando il video. Andiamo a selezionare la prompt, quindi gli diciamo vai a prenderti questa prompt, e selezioniamo in particolare, all'interno di tutte queste opzioni che abbiamo insertata, andiamo a selezionare appunto la colonna Final Prompt. In questo modo andrà a dinamicamente scegliere appunto
l'informazione che abbiamo messo all'interno della nostra colonna Final Prompt. Poi andiamo a scegliere la temperatura, che praticamente è la creatività che verrà utilizzata da ChatGPT per darci il suo output, che va da 0 a 1. 1 vuol dire più creativo e 0 è un po' più appunto restringente. Io ho scelto una via di mezzo e poi tutto il resto io l'ho lasciato standard, quindi la lunghezza massima, quindi il numero massimo di tokens che possono essere utilizzati per generare appunto il completamento di questo task, e poi tutto il resto lo lasciamo standard, sono elementi più tecnici che al fine di questo video non ci interessano. Poi testiamo l'azione e nel momento in cui la testiamo ci darà appunto un output che è basato appunto sulla prompt che abbiamo creato, e poi dobbiamo creare un ultimo step, il terzo step, la terza azione, che si chiama update spreadsheet rows, quindi tra parentesi rows, quindi assolutamente scegliete questa azione e non quella singolare, perché altrimenti non funzionerà, in Google Sheet. Andiamo a riprenderci il nostro stesso Google Sheet, il nostro stesso account, il nostro stesso sheet come abbiamo fatto nello step 1, e andiamo a setuppare questa azione specifica, cioè scegliamo di nuovo lo spreadsheet, scegliamo di nuovo il worksheet che fa riferimento al tab, che nel nostro caso sarà appunto il master doc, che appunto ripeto, dato che non è aggiornato il naming, qua si chiama ancora testing doc, che era la vecchia nomenclatura, lasciamo tutte queste sezioni libere, quindi empty, vuote, sub rows, e andiamo a popolare semplicemente queste due, row number, che dinamicamente andrà a popolare la cella che fa riferimento al final prompt, ok? Quindi dinamicamente andrà a prendersi tutte le celle aggiunte o aggiornate sotto questa colonna, per esempio questa, e andrà a popolare nell'output la stessa identica riga in maniera dinamica, e lo farà su tutto il documento. Quindi andiamo a scegliere il valore row number, che sarà dinamico, in questo caso dice 14 perché fa riferimento all'esempio, al test che sta facendo all'interno di questo Zap. E poi andiamo a selezionare la colonna Zapier AI Copy Output, che fa riferimento appunto alla colonna H, vale a dire dove vogliamo ricevere l'output da parte di ChatGPT, o comunque di OpenAI, perché in realtà va a utilizzare le API di OpenAI. E scegliamo come valore per ottenere appunto il risultato finale da OpenAI, Choices Text, ed è appunto come si chiama. Per ottenerlo, clicchi su questo campo, clicchi su numero 2, Send Prompt in OpenAI, quindi dall'azione precedente, clicchi su Show All Options e troverai Choices Text alla fine. Questo è l'output di OpenAI, e lo andrai a mettere qua. Poi continui, testi l'azione e pubblichi lo Zap. Quando sarà pubblicato, automaticamente aspetta qualche secondo, di solito ci mette dai 20, 30 ai 60 secondi in base a quanto è complessa la tua prompt, ti darà come output appunto la risposta di OpenAI. In questo caso gli ho chiesto di darmi la lista dei 3-5 diciamo bisogni emozionali, goals, desideri del consumatore finale per un organic shampoo e target market, quindi il mercato di riferimento donna 25-45 anni per il mercato australiano, e questa è la lista di goals, di emotional needs e desideri che appunto OpenAI mi dà, e sono effettivamente punti che possiamo poi utilizzare all'interno del nostro marketing utilizzando le strategie e le tecniche di cui abbiamo già parlato in video precedenti. Quindi questo è il modo per automatizzare completamente la lista di tutti i nostri prompt. Ora ti ho fatto vedere l'esempio per un prompt soltanto, ma immagina di avere qui una lista di tutti i prompt che abbiamo visto appunto nel template precedente. Quello che dovrai fare non è altro che popolare gli input, i reference point e la final prompt con la formula di cui abbiamo discusso, che è concatenate, che va a concatenare tutte le informazioni delle colonne precedenti, e poi non dovrai fare altro che tirare giù, quindi semplicemente selezionare questa cella, e poi quando diciamo il cursore diventa croce, tiri giù, quindi trascini giù per tutte le prompt che hai utilizzato, in modo tale che appunto ti dia la versione aggiornata di tutte le prompt con questa formula. E a quel punto triggerirai appunto l'automazione di Zapier, che andrai ad aggiornare tutte queste celle che fanno riferimento a tutte le prompt che hai scelto di utilizzare per il tuo progetto, dalle FAQ a tutta la parte di ricerca di mercato, a potenzialmente il copy delle ads per Meta e per Google, e poi queste celle andranno a triggerare appunto l'output di Zapier, che automaticamente in pochi secondi ti riempirà queste celle. A questo punto potrai scegliere tu che cosa fare, potrai scegliere di utilizzare questo output così com'è, potrai scegliere ovviamente la cosa migliore da fare è aggiornarlo manualmente in base alle tue esigenze, oppure ancora andare a copiarlo ed incollarlo all'interno di ChatGPT in modo tale che possa essere utilizzabile, oppure potrai decidere di copiarlo ed incollarlo all'interno di ChatGPT e utilizzare dei follow-up prompts, quindi di chiedere ulteriori informazioni per aggiungere ulteriori dettagli all'interno di questo output per renderlo più utile e più utilizzabile soprattutto.
E questi infatti sono gli ultimi step di questo documento, questo processo che ho messo insieme, all'interno del quale ho spiegato esattamente tutti i vari step che ti ho spiegato all'interno del video, che potrai consultare. Lo step 7 riassume quelle che sono le tue possibilità una volta che hai ottenuto l'output da parte di Zapier all'interno del tuo Google Sheet. Se non sei soddisfatto soddisfatta, hai queste tre opzioni, potrai scegliere quella che ha più senso per te: ignorare la bozza che magari non è qualitativa, aggiornarla manualmente, oppure utilizzare ChatGPT per migliorarla. Ultima cosa che ti voglio far vedere è che c'è un'alternativa: se non vuoi utilizzare Zapier, hai la possibilità anche di utilizzare un'altra app, si chiama ChatGPT for Sheets, ti lascio il link qua, lo trovi digitando semplicemente su Google ChatGPT for Sheets. Quando clicchi su questo primo risultato, quindi workspace.google.com, ti darà accesso a questa app. Nel momento in cui andrai ad installare, cliccherai su Installa l'app, quello che succederà è che all'interno del tuo Google Sheet avrai la possibilità di utilizzare le extensions, quindi di utilizzare questa app come estensione. Te la ritroverai qua, si chiamerà GPT for Sheets and Docs, e quello che dovrai fare è andare a fare il setup della API key. Quando hai la tua API key già setappata, andrai a copiare e incollare la stessa API key che abbiamo visto precedentemente, farai il check, la salverai. Nel momento in cui l'avrai salvata, il prossimo step che dovrai mettere in atto è cliccare su Enable GPT Functions, e nel momento in cui avrai cliccato qua ti darà un messaggio di ok. Il prossimo step sarà quello di utilizzare GPT for Sheets come una vera formula, quindi potrai digitare uguale, che è essenzialmente il comando per appunto attivare le formule, clicca GPT, che è il nome della formula, clicchi su GPT e a questo punto avrai la possibilità di richiamare delle prompt. Per esempio potrei richiamare la stessa identica prompt che abbiamo utilizzato prima, e nel nostro caso la nostra prompt sarà, per esempio, andiamo a vedere subito, sarà la G6, ok? Prendiamo per esempio la stessa identica cella che fa riferimento alla prompt che abbiamo visto insieme, gli diamo l'ok e a questo punto starà caricando l'output. Aspettiamo qualche secondo e questa semplice formula, che è uguale GPT parentesi e vai a richiamare la cella che fa riferimento alla prompt che hai scritto, dopo pochi secondi, dopo aver premuto invio, ti darà andrà a richiamare le API di OpenAI e ti darà esattamente questo output all'interno della cella. Quindi questo è semplicemente un processo alternativo se non vuoi utilizzare Zapier per l'integrazione. Pro e contro di utilizzare queste app rispetto a Zapier. Zapier è una azienda multi-billion company, ok? Quindi è molto più solida e la puoi utilizzare soprattutto all'interno di altri documenti, non soltanto Google Sheet. Pensa per esempio a utilizzare questo processo all'interno di Notion, che è assolutamente fattibile. Mentre questa app, uno, funziona soltanto su Sheet, Google Sheet e Google Docs, ma poi secondariamente è creata da un team di sviluppatori che non fanno capo essenzialmente a una multi-billion company per adesso, e quindi è possibile che lo script si rompa, oppure che venga aggiornato, che venga rimossa dal mercato, che venga vietata, bannata, eccetera. Quindi per il momento funziona, ma è un po' più instabile. È più semplice, di sicuro, da utilizzare, perché non devi andare attraverso tutto il processo di automazione che ti ho fatto vedere, utilizzando semplicemente una formula su Google Sheet, la attivi e richiede pochi click, però dall'altra parte potrebbe essere un po' meno solida. Quindi sta a te scegliere qual è l'opzione migliore per il tuo caso. Fammi sapere nei commenti se hai qualche domanda rispetto a questo processo, a qualsiasi step a cui ho fatto riferimento all'interno del documento. Sarei felice di risponderti nel dettaglio all'interno dei commenti se hai domande specifiche, o magari fare qualche altro video di approfondimento nel caso in cui qualcosa non sia chiaro. Siamo arrivati al termine di questo video. Ti ricordo che se vuoi avere accesso al template, al documento di cui abbiamo parlato all'interno di questo video e dei video precedenti, puoi lasciarmi semplicemente un commento sotto questo video e ti manderò il link. All'interno di Indie Productivity ti ricordo che potrai trovare altri video a tema AI, growth marketing, psicologia del consumo, produttività e gestione del tempo. Se ti interessano questi argomenti, ti invito ad iscriverti al canale. Inoltre, su indieproductivity.com ricordo che puoi iscriverti alla mia newsletter se ti interessa, all'interno della quale condivido tutti i contenuti che studio, che ricerco o che creo durante il mese. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!